Buonasera a tutti. Continuano i webinar proposti dalla FIDE. La scelta che la FIDE, fin dai primi giorni di questa situazione di emergenza, è stato quello di rispondere alle tante domande che arrivavano dalle scuole per sostenerli, per accompagnarli in questa situazione del tutto nuova da affrontare. E tra le varie opportunità ci sono state appunto i webinar. Abbiamo trattato vari temi, dalla didattica, la valutazione, la didattica a distanza, la comunicazione, gli aspetti più normativi per quanto riguarda un po' i contratti, la sicurezza e tutto ciò che in pochi giorni si trasformava tra le nostre mani. Pertanto, una situazione che ci ha trovati impreparati, ma nello stesso tempo ci ha trovato pronti a rispondere. E la FIDE, con il suo consiglio, fin dai primi giorni, con il Consiglio nazionale, ci siamo resi attenti a questo. Oggi abbiamo la possibilità di approfondire un altro tema che in questi giorni, che nelle varie scuole si stanno seguendo i colloqui scuola-famiglia, veniva sempre più in evidenza. Come, ecco, possiamo aiutare i nostri ragazzi da un aspetto più psicologico, più attento a quello che stavano vivendo? E allora l'idea è stata quella di invitare, in questo caso, la dottoressa Silvia Destro, che ringrazio per la disponibilità e la presenza, che è una psicoterapeuta, a dirci come possiamo noi da adulti vivere questo momento. E come possiamo aiutare i nostri bambini, i nostri ragazzi, e domani sarà la volta anche proprio la fase adolescenziale dei giovani, in questo momento particolare. Io saluto tutti i partecipanti e oggi do il benvenuto anche ai genitori, che normalmente in questi webinar c'è stata la presenza di solo di docenti, presidi, oggi invece oltre ai docenti e presidi, direttori, abbiamo anche una nutrita rappresentanza dei genitori, perché temi di questo tipo non possono essere affrontati solo dalla scuola, devono essere affrontati insieme. Al centro ci sono i nostri bambini, le nostre bambine, i nostri ragazzi, i nostri giovani. Dall'altra parte c'è un entrare in dialogo e capire noi adulti di riferimento come possiamo accompagnarli in questa fase molto delicata. Io spesso mi ritrovo a dire che i nostri ragazzi, i nostri giovani sono stati chiamati ad una serietà di vita molto intensa. E molti di loro sono stati più di 2 mesi. Ecco, adesso cominciamo ad aprire le nostre porte, le nostre possibilità, ma comunque sempre con tanto di prudenza. Ecco, però questi nostri ragazzi è un incontro nazionale, pertanto sappiamo che sul territorio nazionale si sono verificate varie situazioni. Alcuni nostri bambini, alcuni nostri ragazzi sono stati in situazioni dove hanno vissuto anche malattia, lutto, perdita del lavoro ed erano lì, ecco, e spesso i loro silenzi erano attenzione verso quelle preoccupazioni che toccavano noi adulti. Oggi ci fermiamo, ci prendiamo un po' di tempo per riflettere come noi stiamo vivendo questo periodo, ma soprattutto come possiamo in un'alleanza scuola-famiglia aiutare i nostri bambini, i nostri ragazzi a stare bene, ad affrontare. Il tema di stasera proprio è relazioni educative e Covid-19, tra emergenza ed opportunità. Pertanto auguro a tutti un buon pomeriggio e grazie ancora alla dottoressa Destro per questa sua disponibilità. Buon lavoro. Grazie, grazie Virginia. Non vi nego una grande emozione ad essere con voi in questo webinar con un respiro nazionale. Con Virginia abbiamo collaborato tanto nelle realtà scolastiche del territorio padovano e questo respiro nazionale ha davvero un'emozione particolare. E non vi nego anche la mia imbranatagine digitale,
per cui non vi nego l'imbarazzo nell'essere davanti ad uno schermo e nello sperare di rispondere alle domande che vi hanno portato qui oggi pomeriggio e a quelle che magari poi mano a mano arriveranno. Come Chiedo ho scusa provato? un attimo, chiedo scusa un attimo, mi sono dimenticata, brava Silvia, che mi sono dimenticata di dare una comunicazione. Fin da subito potete scrivere nella sezione domande i vostri quesiti. Noi man mano li raccogliamo e li trasmettiamo in modo tale che la dottoressa può averli sotto controllo e dare risposte a questi quesiti. Pertanto non vi preoccupate, il vostro modo di partecipare è quello di rispondere, di inserire, vedete c'è una freccina domanda, cliccate e scrivete i vostri quesiti. Poi, al termine, vi dirò anche come vi sarà restituito tutto l'incontro di oggi. Scusate, ma mi è sfuggito. Buon lavoro ancora. Grazie. Sì, per come sono abituata io, Virginia diceva che sono una psicoterapeuta, ecco, quindi forse insomma, entro con emozione per avere la consapevolezza di essere in un contenitore nazionale e non locale con tutto questo, con tutto quello che questo comporta. Come un po' di imbranataggine digitale, non è sicuramente il mio stile. E nella consapevolezza di occuparmi di tutt'altro, cioè io sono una psicoterapeuta, in questo momento sono nel mio studio, per fortuna dal 4 maggio ho potuto incontrare, tornare ad incontrare le persone in presenza e quindi per me il fatto di non potervi vedere, di non poter avere un contatto con voi è sicuramente un elemento che un po' mi manca. Per questo mi fa piacere se vi sentite liberi di domandare e commentare qualsiasi cosa possa arrivare, mi possa poi arrivare come un vostro feedback è per me particolarmente utile. Condivido un attimo come ho organizzato un po' il lavoro, perché ovviamente avendo un tempo determinato e non potendo interagire direttamente, voi vedete che ho preparato qualche slide, partirò da lì, nel senso che lo strumento della slide, che negli incontri in presenza io ho quasi completamente abbandonato a favore di una relazione con le persone molto più diretta, in questo caso per me era fondamentale, fondamentale affinché sia più facile per voi seguire il flusso del discorso e poi perché desidero davvero che questo materiale vi rimanga, questo e altro materiale che vedremo insieme in questo pomeriggio. Quindi io inizierò proprio seguendo queste slide che voi vedete. E di che cosa, cioè che cosa desidero un po' condividere con voi oggi? Desidero ragionare appunto su cosa sta accadendo a noi adulti. Farò un piccolissimo accenno ai bambini piccoli, piccoli vuol dire 0-3 anni, ai neonati o comunque ai bambini che accedono, che accedevano alle realtà dei nidi. E poi faremo un discorso che riguarda invece la prima e la seconda infanzia. Desidero poi anche darvi qualche aspetto operativo, cioè un po' il che cosa fare ed eventualmente anche un po' di materiale. Non ho creato niente io, alcuni colleghi si sono occupati di offrirci questo tipo di supporto, questo tipo di materiale che mi piace condividere affinché poi voi però sia in famiglia sia a scuola possiate personalizzarlo, insomma, possiate davvero avere la possibilità di gestirlo come meglio credete. Oggi vi dicevo, abbiamo diviso, ho voluto dividere perché ovviamente mi è stato detto, puoi avere davanti insegnanti e genitori che hanno figli con un arco d'età molto vasto. Per cui ho preferito dividere in questi due grandi gruppi. Abbiamo un po' esagerato, però insomma, oggi andiamo dagli 0 ai 10 anni, domani ci vedremo i 10-20 anni. Ho suddiviso il decennio delle scoperte dal decennio delle scelte. Perché
quello che è accaduto con l'esperienza Covid-19 ha avuto un impatto diverso. Quindi la prima parte domani sarà simile, poi però sarà diversa perché ha avuto un impatto diverso su ognuno di noi. Intanto, insomma, cosa ci sta accadendo? Mi piace dirvelo così, non so se qualcuno di voi ha visto questa notizia che è girata, voi forse riuscite a vedere, no? La bimba che prima fa il disegnino che abbiamo chiesto di fare a tutti i nostri bambini, l'arcobaleno, andrà tutto bene, dopo 40 giorni si stufa, rettifica e dice: non credo andrà bene, l'ho fatto solo perché lo volevano le mie maestre e i miei genitori. È successo un po' questo, nel senso che davanti ad un evento come quello del coronavirus, che non era conosciuto da nessuno, siamo partiti dicendo andrà tutto bene, forza, coraggio, sarà un'esperienza comunque. In realtà gradualmente ci siamo resi conto invece del peso di questo tipo di esperienza. Ad oggi la comunità scientifica parla di trauma collettivo. Questo è quello che stiamo vivendo, un trauma psicologico collettivo. Con simpatia questa bambina ce l'ha fatto capire, cioè ci dice già che i bambini, forse prima di noi adulti, per certi aspetti, hanno colto che la cosa era un po' diversa e che c'è una dimensione legata all'esperienza traumatica che dobbiamo iniziare a conoscere. Quindi io ho bisogno di ragionare con voi in merito a cos'è un trauma psicologico, perché siamo abituati ad associare il termine trauma o agli eventi personali. Pensate ai traumi che associamo all'abuso sessuale, all'abuso sui minori, oppure ad eventi come il terremoto, le alluvioni. Ok, allora, adesso proviamo a vedere se il Covid-19 sta dentro a questa definizione di trauma. E perché rispetto al trauma ne è stato detto di ogni, ma cos'è un po' questo termine? Deriva dal greco e ci dice che significa ferita. E psicologicamente diciamo che è una ferita dell'anima. Il trauma psicologico è qualcosa che rompe il consueto modo di vivere e vedere il mondo e che ha un impatto negativo sulla persona che lo vive. Credo che vi basta questo. Rompe il consueto modo di vivere e vedere il mondo e ha un impatto negativo sulla persona che lo vive. E ci è successo questo. La differenza è che quando generalmente avvengono esperienze traumatiche, individuali o comunitarie, chi si prende cura della persona o delle persone o delle comunità che hanno vissuto il trauma non sono direttamente coinvolte, o solo alcune sono direttamente coinvolte. Ci sono tutta una serie di equipe, di persone esterne che vengono a dare il loro contributo. Il fatto è che in situazione di pandemia come quella che stiamo vivendo, ci siamo tutti dentro, lo stiamo vivendo tutti, ad ogni livello e tutti. Vi ho fatto solo una piccola precisazione tra i little t, piccoli t e i grandi t, piccoli traumi e i grandi traumi. Solo perché sia possibile per tutti noi, almeno stasera, renderci conto che quello che stiamo vivendo è un trauma con la T grande, cioè è un trauma che ha minacciato seriamente l'integrità fisica nostra o delle nostre persone care. E l'impatto di tutto questo lo abbiamo respirato davvero tutti, ce lo siamo sentiti davvero tutti. Ora ho bisogno di individuare con voi quali sono, dal punto di vista psicologico, le reazioni normali ad un trauma psicologico. Normali perché rischiamo di pensare o rendere psicopatologiche o dare un sapore di psicopatologia a qualcosa che in realtà è proprio di quello che stiamo vivendo. Ve l'elenco una alla volta. Percepire un senso di realtà.
Cioè, ho la sensazione di essere dentro un film, non mi sembra la mia vita, non mi sembra possibile. Per chi di noi, per esempio, abita in luoghi molto rumorosi, molto frequentati, con un grande traffico, con una movida, di sicuro ha provato la sensazione, aprendo la finestra, di dire: mamma mia, che silenzio! Ma che, dove sono? Cos'è? Non è il mio luogo, non è la mia casa, non è il mio posto. Questa percezione di realtà è assolutamente una reazione normale. Così come sono normali le reazioni fisiche, la tachicardia, il senso di nausea, i dolori muscolari, la stanchezza, senza cause organiche. Sto bene, eppure mi sento così. Il nostro organismo, stiamo parlando degli adulti, poi vi dirò cosa succede nei bambini, cosa cambia, o è di più o è di meno nei bambini, ma in noi adulti, noi che come i nostri figli, come i nostri alunni stiamo vivendo questo trauma, questa è un'altra caratteristica che abbiamo. Il nostro corpo esprime, converte l'ansia e la esprime in questo modo. I pensieri intrusivi, le preoccupazioni che giungono improvvise, soprattutto nei momenti in cui proviamo a rilassarci, e generalmente sono carichi di angoscia di morte. Tutto sommato la giornata non è andata male, mi sto rilassando, mi sto preparando a prendere sonno e mi ritrovo a pensare continuamente a se ce la farò o non ce la farò, a cosa succederà, se ho controllato bene tutto, se ho igienizzato la spesa, se mi sono lavata in quel momento le mani, se ho messo nel modo giusto la mascherina. Non sto uscendo, non sto andando a fare qualcosa, per cui è normale che io programmi un pensiero d'azione in questo, ma sono pensieri che mi arrivano disturbanti e carichi di angoscia di morte, soprattutto quando mi sto addormentando. Il sonno è l'altro elemento che sicuramente ha qualche problema. Il nostro sonno diventa più leggero, ci svegliamo più spesso, possiamo avere degli incubi, cioè si modifica completamente la qualità del riposo. Ci rendiamo conto di avere delle difficoltà a concentrarci, fatichiamo a raggiungere o a mantenere la concentrazione, soprattutto se dobbiamo leggere un libro, o se dobbiamo studiare, ma anche se dobbiamo vedere un film. Di sicuro vi è capitato di dire: ma sì, ero qua davanti alla TV a guardare, boh, non mi ricordo, boh, mi sono persa il filo. Fa un favore, se è uno di quelli nelle piattaforme, vai indietro perché mi sono proprio perso il filo. Oppure ci troviamo a leggere e a dover rileggere qualcosa che abbiamo già letto perché ci siamo distratti. Ci può essere un effetto sull'alimentazione, cerchiamo eccessivamente cibo o al contrario proviamo una profonda inappetenza. Non ho mai fame o avrei sempre fame. Tendiamo a sentirci tristi, fatichiamo a mentalizzare quanto sta accadendo e non riusciamo a pensare al futuro in modo adeguato, per cui abbiamo questo tono di fondo che è un po' melanconico. Percepiamo dei vissuti di colpa, ci sentiamo in colpa per non avere prestato attenzione ad ogni variabile, temiamo di fare la cosa sbagliata. In questo, se pensate a: ma è una giusta causa, ma l'autocertificazione, allora l'ho scritta, l'ho compilata bene, e ma ho tutti i documenti, sto facendo qualcosa che non dovrei fare, e se lo faccio, come gestisco la colpa? E abbiamo un vissuto generale di vulnerabilità, ci sentiamo impazienti, tendenzialmente più irritabili, soprattutto nei confronti delle persone che vivono con noi. Oppure possiamo percepire un'indifferenza per cose che in passato invece per noi erano molto importanti e abbiamo la sensazione di dire: non mi interessa più niente, quasi proprio nulla ha più valore. E poi, siccome il trauma ci permette di rendere percepibile il senso di estrema vulnerabilità della propria vita, ci facciamo le domande di senso che magari da tanto tempo
qui sarà interessante domani, perché invece gli adolescenti sono pieni di domande di senso già nella normalità della loro vita, figurati cosa fa il trauma, ma noi adulti che certe cose le dovremmo aver risolte, ci facciamo le domande di senso, quelle proprio del vivere e del morire, del senso della vita. Queste sono le reazioni normali. Ho la sensazione che mentre parlavo qualcuno di voi può aver detto questo ce l'ho, questo ce l'ho, anche questo forse ce l'ho. Perfetto, tutto normale. Viviamo questo, tanto per dircela con un po' di ironia. Cioè, è normale che ci sentiamo a pezzi. Noi adulti, non sto parlando dei nostri bambini, ma ci arrivo. Però prima ho bisogno di permettervi di sentire voi. Cioè, bene, sto arrivando a qualche domanda, ci butto l'occhio, portate pazienza perché così riesco poi a rispondervi e a interagire. E la sensazione che potete avere di dire sto proprio a pezzi, sto a pezzi, è normale. E vorrei dirvi, per certi aspetti, ha una dimensione, è sana. Uno dice, vabbè, noi dovremmo stare bene, non star male. No. È sana perché non stiamo evitando il trauma, non stiamo negando il trauma, non stiamo facendo finta di dire, tutto perfetto, tutto bellissimo. Cioè, ci stiamo permettendo, certo che non lo facciamo con qualsiasi persona incontriamo, ma con noi stessi e con le persone con cui abbiamo una relazione più importante, possiamo permetterci di dire che è davvero difficile anche per noi adulti. Cosa ci serve? Cipicchia, sono arrivate altre domande, bene, bene, dopo. Sì, allora, ad una rispondo ora, un'altra che riguarda la scuola dell'infanzia dopo. E allora c'è una domanda interessante che riguarda la colpa di essere sopravvissuti. Questo è un aspetto, anche questo tipico del trauma. Permettetemi un secondo che torno qua, no? Mi sento in colpa per non aver fatto tutto, temo di fare la cosa sbagliata. Per chi tra di noi ha vissuto in maniera diretta anche l'esperienza della morte delle proprie persone care, fa parte di una reazione normale anche questo. Cioè, perché io sono sopravvissuto e lui no. E questo guardate che i bambini poi ci provocano un sacco su questo. Per i bambini che hanno perso un nonno. E ce l'avranno chiesto in tutte le lingue. Perché lui? Perché se era malata anche la nonna no? Perché proprio lui? Sono domande normali. Non, dopo lo vedremo, permettetemi di anticipare un secondo qualcosa che poi vi dirò. A certe domande legate all'esperienza traumatica non c'è risposta. Cioè, al perché sono sopravvissuto non c'è risposta. E noi dovremmo aiutare i bambini a fare questo, cioè a riconoscere che per certe cose non c'è risposta. Ma poi ve lo dico direttamente. Quindi anche la colpa di essere sopravvissuti, cioè caspita, perché io no, è parte della reazione normale dell'esperienza traumatica. Di cosa abbiamo bisogno quando viviamo un'esperienza traumatica? Noi adulti abbiamo bisogno di persone di cui ci fidiamo, con le quali parlare dei nostri pensieri e delle nostre emozioni. È fondamentale. Abbiamo bisogno di parlare dell'esperienza traumatica. Badate bene, non per forza con un tecnico, con un esperto, con uno psicologo, per carità. Poi andremo anche a vedere eventualmente quando è necessario chiedere un aiuto tecnico. Ma vi posso garantire che se facciamo alcune operazioni non semplici e assolutamente non naturali, perché non siamo abituati tutti i giorni a vivere esperienze traumatiche, per fortuna, e la necessità poi di ricorrere a un intervento specialistico no, non serve.
Cioè anche noi psicoterapeuti in questo momento quello che è più prezioso che riusciamo a fare è darvi strumenti, perché se vi diamo strumenti in mano il trauma ha un suo decorso, ma passa. Però dobbiamo farle alcune cose. Questa di parlare è fondamentale. Ma io sono una persona molto riservata, ma io sono una persona molto chiusa, molto timida, ma io non parlo dei fatti miei. Ok, va bene, ci sta la dimensione personologica, non è che il trauma la trasformi, però ci sarà pur una persona con cui posso fare mezza parola. La faccio quella mezza parola, la faccio, cioè devo riuscire a dirle le cose che provo. Mi permetto di fare un piccolo inciso e vale anche Dio, adesso lo spiego perché detta così mi cacciate immediatamente, cioè parlare con qualcuno di cui mi fido è anche la preghiera personale dialogica con Dio. No, non è ovviamente la preghiera rituale, la preghiera dei salmi, la preghiera dei Padre Nostri, delle Ave Marie, è la preghiera del rapporto che io ho con Lui. Questo è un elemento di parola, perché come vedete abbiamo bisogno di parlare, non abbiamo bisogno che qualcuno ci risponda. Lo scopo non è avere risposte, anzi, spesso. Quando viviamo un'esperienza traumatica, se qualcuno ci dà troppe risposte, ci infastidiamo, perché noi abbiamo bisogno di esternare. Ovviamente esternare con le nostre persone care, ma esternare anche nella dinamica spirituale. Altro aspetto interessante, e questo ve lo siete sentiti dire fino alla nausea, perché ce ne hanno fatto una testa così. Quello della routine quotidiana. Certo, attenzione però a come costruirla questa routine, perché ci stanchiamo facilmente, siamo meno efficaci, abbiamo la sensazione di impiegare più tempo per raggiungere un numero inferiore di obiettivi. Quindi dobbiamo costruire una routine, ma dobbiamo stare attenti a non costruire una routine che è la stessa che avevamo prima che tutto questo accadesse. Perché uno non la reggeremmo mai, non reggerla ci farà sentire inadeguati, sentendoci inadeguati staremo ancora peggio. Quindi, certo che è prezioso, prezioso avere un ordine, ma un ordine che deve tener conto che siamo più lenti nella concentrazione, siamo meno efficaci. Dobbiamo essere consapevoli che anche se le reazioni e le emozioni sono forti, tutto questo è normale. Dobbiamo essere consapevoli per noi adulti. Poi vi rendete conto già che questo ha un peso con i bambini, perché se noi pensiamo che alcune reazioni siano esagerate, che non dobbiamo essere tristi, perché andrà tutto bene, vuoi essere triste? Allora. Sì, è che poi dopo mi rendo conto che non va bene e sono triste oppure sono arrabbiata, ma faccio fatica a dire come adulto perché sono così arrabbiata, non lo so. È che proprio oggi questo è il motivo che mi sta abitando. Questo è normale. E infine dobbiamo darci tempo perché per riguadagnare le forze. E per tornare davvero a sentire che siamo pienamente in grado di aver ritrovato noi stessi, ci vuole tempo. Adesso, Tana libera tutti, da lunedì pronti via, andiamo perché dalle 6 di sera andiamo a fare compere, poi andiamo al bar, poi andiamo al ristorante, poi sì, certo, non ce la faremo, non ce la faremo, dobbiamo scegliere, dobbiamo fare una cosa alla volta. Ma non perché abbiamo una depressione collettiva, non perché mamma mia adesso allariga tutti l'ansia, tutti ansiosi e non si fa più niente, no, no, ma perché abbiamo vissuto un'esperienza traumatica, abbiamo bisogno di tempo per recuperare le nostre energie. E so di aver dedicato un bel po' di tempo per parlare a voi, adulti. Però ho bisogno che voi vi chiediate come state.
C'è stato tra le molte cose che sono avvenute in questi mesi, ricordo il concerto del 1º maggio, la presentazione, mi pare, boh, Ambra Giolini, se non sbaglio, che l'ha fatta da sola, davanti a questa piazza che generalmente non ci si entra proprio, completamente vuota. E dopo aver detto una serie di cose, peraltro con la voce molto rotta dall'emozione, ha guardato fissa fissa nella telecamera e ha detto: "Adesso però sento di chiederti una cosa, come stai?" Allora io vorrei, mille altre parole poi le trovate sulle slide, ma vorrei che da questa ora e mezza, spero non solo questo, ma almeno sarei già molto contenta se ognuno di noi si portasse a casa che questo è un tempo prezioso dove chiedere alle persone, a se stessi e a chi è intorno a noi, come stai. Non quel come stai rituale, però, perché siamo troppo abituati a come stai, tutto bene, grazie, ah, benone, tutto a posto, che è un modo per dire ok, sbrigativo e via. E no, no, prendiamoci un po' di tempo per questo come stai, come sto. Come stai? È un vertice fondamentale. Senza di questo non andiamo da nessuna parte, perché veniamo travolti, cioè tendiamo a non voler ascoltare come stiamo perché stiamo scomodi, a fare, 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 fare. Allora dobbiamo fare tante cose per non sentire, però quello che non ascoltiamo non è che sparisca, rimane lì e tende a contaminare le nostre altre aree. Ecco perché ho voluto primariamente partire da voi. Aspettate che do un occhio qui. Ok, mi pare tranquillo. Ok, c'è un po' di aspetti che riguarda le domande sull'utilizzo della didattica online, ma adesso ci arriviamo. Qui veloce, veloce, però due cosine volevo dirvele. Ma per chi di noi ha bambini piccoli o per chi di noi lavorava nelle realtà della primissima infanzia, dei nidi, cosa succede ai bambini da 0 e 3 anni? Tendenzialmente noi adulti tendiamo a dire: ah, è troppo piccolo per capire, loro non sentono, loro sono piccolini, ma dai, ma cosa vuoi che capiscano? Tanto. Mangiano, dormono, il cammino, camminano, fanno più o meno, vabbè, dai, magari non possono tanto uscire, ma basta che li teniamo, che li intratteniamo. In realtà, ve lo dico in sintesi, i bambini piccoli sono colpiti dagli eventi traumatici anche se non comprendono quello che è accaduto. Si sentono minacciati, perché vengono minacciati i loro adulti di riferimento. Io vi ho messo dappertutto genitori, caregiver, genitori, educatori, nonni, le babysitter, le tate, cioè tutti gli adulti che si occupano di bambini molto piccoli. Cioè l'adulto, ve l'ho appena detto, vive il trauma. Il neonato, il bambino in prima infanzia, assorbe, lo sente. Tanto che i bambini di questa età sono più impauriti rispetto a prima dell'esperienza traumatica. Hanno più bisogno di un contatto continuo. Le mamme, i papà, i nonni a volte dicono: "Mamma mia, è tornato ad essere appiccicoso! L'aveva persa sta cosa di essere appiccicoso, vuole sempre stare in braccio!" E sì, è il loro modo di esprimere il trauma, si spaventano facilmente, sono più difficili da consolare oppure sono più aggressivi o impulsivi nei loro comportamenti. Possono avere difficoltà nel ritmo, sono veglia, o perdere delle abilità che avevano in realtà acquisito. Tenendo conto che i bambini, tenete conto, dipendono, i bambini così piccoli, dipendono dai genitori per la sopravvivenza. E quando il trauma impatta, come vi dicevo, nel genitore, la diade è molto influenzata. Ed è necessario aiutare i genitori, i caregiver in questo caso, perché se il neonato, il bambino piccolo, non ha, si trova
con un attaccamento insicuro, perché la mia mamma e il mio papà stanno vivendo un'esperienza traumatica, respirerà questo, ma lo stress che gli arriverà addosso è molto forte. E i bambini piccoli non hanno gli strumenti per dirci cosa stanno provando. Quindi fanno effettivamente molta, molta fatica. Quindi che cosa possiamo fare? Allora, dobbiamo aiutare i genitori a sviluppare competenze. Tenete conto che la parola competenze fa rima con conoscenze, cioè avere informazioni legate all'esperienza traumatica. Dobbiamo aiutare i genitori ad avere risorse. Cosa possiamo fare con un bambino che è inconsolabile? Mi devo chiedere come sto. Perché se io mamma, io papà, di un bambino di 8-10 mesi sono molto in ansia, quel bambino non si consola perché sente la mia tensione. Quindi mi devo chiedere come sto, se accanto a me c'è qualcuno che magari in quel momento è un po' più sereno, lo posso affidare, ma non perché sono diventata una cattiva mamma, ma perché in quel momento, più che consolare, più che consolazione, più che sicurezza, trasmetto tensione e magari un po' di rabbia. Ed infine dobbiamo aiutarli a sviluppare la resilienza, che è un po' quel cammino di cui vi parlavo prima. Quelle, di che cosa abbiamo bisogno quando viviamo un trauma? Resilienza vuol dire possibilità di parlare, possibilità di avere routine più morbide. Possibilità di dire aspetta, modifica, perché se noi aiutiamo i genitori, i caregiver in questi ambiti, i bambini subiscono meno l'impatto del trauma. Poi la cosa più, se volete, riguardate l'apprendimento, possiamo sostenere l'apprendimento dei bambini piccoli attraverso delle relazioni e delle routine molto prevedibili, che gli educatori possono anche inviare a casa ai genitori e che poi devono essere ripetute. Il rituale, i rituali, le cantilene. Per i bambini così piccoli, ripetere, rifare è rassicurante. È una forma mantrica che ti permette di dire, ok, diventa prevedibile, perché io ho un piccolo rituale la mattina, poi quando le pappe, poi il pomeriggio, poi. Possiamo costruire questi piccoli rituali. Vi ho messo un sito internazionale, c'è materiale in lingua inglese, in lingua spagnola, pochino in italiano, perché noi italiani nello stress post-traumatico in primissima infanzia non abbiamo una storia, mentre altre realtà scientifiche sì. In questo sito trovate del materiale carino. È vero che è in lingua, ma non preoccupatevi, peraltro ve lo anticipo, insieme alle slide vi arriveranno dei PDF, non sono altro che del materiale che voi troverete nei vari siti che trovate nelle slide, già scaricato e messo in PDF. Non è che vi sto dicendo prendetelo e usatelo, vi sto dicendo prendete spunto anche in questo sito dove magari appunto c'è sta roba della lingua, ma è intuitivo. Si capiscono alcune attività, alcune sono anche dei brevi video e può essere un'idea per dire, ah, ok, allora propongo questa cosa, sia per quest'ultima parte dell'anno scolastico, sia per l'estate, perché magari alcuni di questi bambini avranno bisogno di essere ovviamente accuditi se i loro genitori vanno a lavorare. Quindi possiamo trovare degli spunti per chi di voi, magari a livello nazionale, si sta occupando anche di fare formazione alle babysitter o alle figure educative di supporto dei genitori. Qui trovate delle belle proposte da dare anche a queste persone che mettono a disposizione anche magari un percorso, la loro disponibilità a fare anche un percorso formativo per aiutare l'accudimento. Quindi i piccini ce li siamo detti. E quelli più grandi, cosa succede ai più grandi? Una cosa interessante che voi avete già colto, cioè che i bambini provano dolore nello stesso modo degli adulti quando vengono esposti ad eventi gravi che modificano la loro vita.
Ve la ricordate la slide di poco fa sui sintomi normali? Allora, io vi ho messo che secondo me, mentre io parlavo, ognuno di voi diceva ce l'ho, go, go, manca. E in realtà di sicuro alcuni di voi hanno pensato, ah, quel bambino ce l'ha questo, ma anche questo, ah, mio figlio ha questo. Ah, allora questa cosa può essere questo. Sì, i bambini vivono nello stesso modo, ma e quindi provano le stesse emozioni, la rabbia, la colpa, la tristezza, la mancanza di senso, l'impotenza. Qual è la differenza rispetto a noi adulti? Che a loro sono nella fase in cui l'alfabetizzazione emotiva si sta sviluppando. Quindi loro non hanno ancora tutte le parole per dire le loro emozioni. E cosa fanno? Le trasformano in azioni. Noi adulti, mi permetto di dire non tutti, non tutti nel senso che anche tra noi adulti ci sono di sicuro persone che hanno fragilità nell'alfabetizzazione emotiva. C'è una categoria diagnostica per noi adulti che si chiama alessitimia. L'adulto alessitimico è l'adulto che non ha la capacità di trovare le parole per dire le emozioni e tendenzialmente le agisce. Solo che nell'adulto è qualcosa di anomalo, mentre in età evolutiva è normale. Quindi i nostri bambini, le nostre bambine, io uso il maschile ma vi prego con una modalità che è comune, stanno vivendo l'esperienza del trauma con questa caratteristica, vivono tutto come noi ma non sanno come dirlo, non riescono a dirlo. Quindi quando vivono un'esperienza traumatica, che azioni mettono in atto? Perché abbiamo detto, non hanno le parole per dire le emozioni, quindi reagiscono. Come? Sono irrequieti. Ma anche, allora dice, beh, mio figlio, beh, quell'alunno lì, sempre stato irrequieto, mai stato fermo. Ti pare che sta fermo davanti al computer? No, voi lo vedete che si contorce, che si abbassa, che si alza, che fa tutte le... Ok. Mio figlio è sempre stato uno che non stava mai fermo in casa, sì, solo che intanto l'irrequietezza diventa comune anche a bambini e bambine che invece non avevano questa caratteristica. In chi già ce l'aveva diventa ancora più pronunciata. E allora voi trovate questi bambini che hanno bisogno di correre, anche in casa, facendo i circuiti dal salotto, dalla cucina, dal corridoio, dice, ti fai male, fermo. Cioè che hanno questa fatica a rimanere seduti, a rimanere fermi. Due, hanno delle esplosioni di rabbia. Non la dicono la rabbia, non riescono a dire che sono arrabbiati. Lo dicono magari dopo aver fatto cosa? Lanciato l'oggetto, litigato pesantemente col fratellino, fratello, sorellina, sorellona, dopo essersi rivolti verso i genitori magari in maniera inopportuna, francamente violenta, perché la rabbia scappa fuori, ci mostrano le loro emozioni con la paura del buio o di andare a letto da soli o di andare da soli in alcuni spazi della casa, ed erano tutte abilità già acquisite, cioè siamo in una fase in cui queste abilità le abbiamo già acquisite. Possono avere problemi legati al sonno, fanno fatica ad addormentarsi, hanno risvegli frequenti, hanno gli incubi, tutte azioni. Hanno paura di essere abbandonati dalla mamma o dal papà, per cui vogliono la presenza della mamma o del papà. Stai con me. Ma no, amore, guarda, ti metto tutto, ti metto davanti al computer, guardiamo che la maestra c'è, poi io vado di là, no, puoi stare lì. Puoi leggere un libro lì, puoi stare con me finché faccio i compiti, puoi venire con me, poi ho sete, mi porti a bere, amore, viviamo in 62 metri quadri, se contiamo gli scalini per salire, cioè da dove siamo alla cucina dove c'è da bere, cioè ci vediamo, cioè è questo, capite? L'idea è un'idea di morte
che può arrivare anche a mamma e papà. Può essere che alcuni bambini abbiano avuto bisogno di chiedervi se anche voi vi ammalerete o se voi siete certi che non vi ammalerete o se anche voi potete morire, voi, i nonni, la zia, lo zio, le loro persone di riferimento. L'altra cosa sono i sintomi fisici che vi portano, mal di testa. Mal di testa. Hai la febbre? Misuriamo la febbre. No, febbre. Male alla pancia. Oh, male qua. Ma è qua. Qua. Male qua. Cioè, è il corpo che in qualche modo vi dice che stanno vivendo una tensione. E poi possono vivere una tristezza così profonda con esplosioni di pianto improvvise ed ingiustificate. Vedete che non è così diverso da quello che abbiamo visto per noi adulti. Se voi lo andate a rivedere, mettete a confronto questa con la slide di prima, è simile, con la differenza che i bambini agiscono, le fanno le cose in questo momento. Mi verrebbe da dire, non preoccupatevi se i vostri bambini, se i vostri alunni fanno questo, perché è sano. Cioè, è più problematico se non reagiscono, se si paralizzano in una non risposta. Ma questo tipo di reazione in questa fase è normale. Dopo, certo che dovremo monitorare per capire se, per esempio, le esplosioni di rabbia continuano anche ora che possiamo uscire, possiamo andare al parco, possiamo, sperando che i nonni e gli zii stiano nella stessa regione, perché sennò è ancora un pasticcio, possiamo almeno andare a vederli i nonni, perché in videochiamata non è uguale, non è uguale. E qui arriveremo anche alla questione della didattica, cioè sì, mi rendo conto che c'è, ma non è la stessa medesima cosa. Quindi un po' potrebbero scendere alcuni comportamenti, ma adesso per ancora almeno un mese e mezzo, questa è la tipologia dei comportamenti tipici. Adesso vedremo anche cosa fare, perché uno dice, ah ok, perfetto, grazie dottoressa, bello, ha fatto la fotografia di quello che succede a casa nostra oppure davanti al computer quando proviamo a entrare in relazione con i nostri bambini, magari con una videochiamata oppure magari con dei video che mandiamo loro. E grazie per avercelo descritto. E quindi, cioè, lo sapevamo anche noi. Allora, sì, ve l'ho descritto permettendovi di capire fino a dove c'è una normalità. Adesso ho bisogno con voi di dire ok, e quindi cosa facciamo? Come ci muoviamo? Uno, dobbiamo dare messaggi chiari che trasmettono al bambino le informazioni in modo aperto e sincero in merito a quanto è accaduto, a quanto sta accadendo, a quanto accadrà. Lo so che molti di voi stanno pensando, sì bella, lo sapessimo noi, cioè manco noi abbiamo informazioni proprio chiare. Va bene, glielo diciamo. Ecco perché tutti quegli arcobaleni hanno creato un po' di confusione. Non lo sapevamo nemmeno noi adulti, però quegli arcobaleni è come se avessero mandato un messaggio ai nostri bambini che loro si fidano di noi. E se noi gli diciamo che è tutto ok, in realtà hanno bisogno di sentirsi dire, di vedere spiegato cos'è il virus, come funziona, che caratteristiche ha. Perché abbiamo fatto, faremo certe cose, perché non possiamo farne le altre. E dobbiamo proprio permettere loro di capirle queste cose. Perché il si fa così e basta non funziona. Si deve fare così, non funziona. Hanno proprio bisogno di questo. E allora tutti gli strumenti, tutti i materiali che potete trovare, dopo ve lo citerò, c'è e lo troverete tra i PDF, c'è uno strumento che si chiama Diario dei Giorni Speciali. Non è il Vangelo, però è un modo per rileggere questa primavera 2020, provando ad aiutare i bambini a dire che cosa è successo.
giusto a dare un nome a quello che è accaduto e a darlo anche noi adulti, ovviamente. Di cos'altro hanno bisogno? Hanno bisogno di costruire spazi e tempi di tranquillità necessari al dialogo. Lo so che molti di voi mi diranno: se tranquillità, cioè questi sono degli uragani, ma guardate che per la realtà della didattica a distanza alcune audioletture, la possibilità di fare delle letture animate, la possibilità di creare un clima, lo facevate anche in classe. Quando in classe volevate parlare di qualcosa di importante, di molto connotato dal punto di vista emotivo, affettivo-emotivo, facevate attività di questo tipo, cioè costruivate un setting. C'era sempre il bambino che, nonostante i cuscini, lo spostamento dei tavoli, la musica, i colori, faceva i pasticci, ma certo, lo sappiamo, non è un problema. Però costruivate un momento adatto a questa tipologia di dialogo. Non abbiate paura di proporlo, anche a distanza. Ascoltiamo le loro domande. Ce ne fanno tante. Poi noi proviamo a rispondere e tante volte i bambini possono reagire in maniera molto diversa. È quindi fondamentale rispettare le loro emozioni, perché voi avete i bambini che piangono, che protestano, che negano la realtà, che vi dicono non è vero, non è così, non è successo. Altri che sono apatici, altri che sembra che non gliene frega niente, in realtà hanno bisogno di un loro processo di elaborazione. Hanno bisogno di tornare sull'argomento e di scoprirlo con le loro domande. Suscitateli, stimolateli. C'è stata un po' la tendenza a dire no, vabbè, ma meglio non parlare, perché gli mettiamo l'ansia, perché è già, se capita che lasciamo la TV accesa. Sì, sono d'accordo con voi che non c'è di peggio che lasciare una TV che va dove arrivano messaggi che i bambini non riescono a decodificare, però dobbiamo proprio aiutarli a rispondere alle loro domande e creare spazi dove possano rispondere, dove possano stimolarsi. E questo ve l'avevo un po' accennato prima: se non ci sono risposte, ditelo ai bambini. Non c'è una risposta, ma perché è successo? Non lo sappiamo. Lo capiscono i bambini. Non ingannateli però in questo momento. Non ingannateli anche quando davanti allo schermo anche l'insegnante più forte e motivata in questo momento può trovarsi un giorno a guardare la telecamera e dire mamma mia bambini, sto facendo fatica anch'io stamattina. Ho gli occhietti che mi bruciano. Ho proprio gli occhi, ragazzi, che mamma mia, faticoso. Non abbiate paura, proprio non abbiate paura. Poi ho visto qualche domanda, ma arrivo. Quindi, in modo particolare come insegnanti, che cosa possiamo fare? Era delle scoperte, ci siamo detti. Un'esperienza traumatica come questa è una scoperta ed è una opportunità per scoprire i propri vissuti emotivi. Dobbiamo dedicare tempo e spazio in quest'ultima parte dell'anno scolastico ad attività che potenzino la scoperta, la verbalizzazione, l'espressione delle emozioni. Tutte le attività collegabili all'alfabetizzazione emotiva, con qualche piccolo aggiustamento, vanno bene. Di sicuro molti di voi hanno già fatto lavori su questo, hanno già materiale, ritiratelo fuori. Anche in discipline, in aree, in materie diverse, non importa. È fondamentale lavorare sull'alfabetizzazione emotiva. Non abbiate paura di lavorare sulle emozioni tristi, perché averle potute vivere farà la differenza in futuro. Averle potute riconoscere, aver potuto dire che questa tristezza arriva da questo, gli state facendo un regalo straordinario. Noi ci auguriamo tutti che non tocchi né a loro né a noi di viverne un'altra di pandemia, sicuro. Ma vi ricordate la slide iniziale? I little T, i piccoli T, i piccoli traumi li vivremmo tutti.
Avere elaborato questo diventa fondamentale. Qui vedete alcuni link dove trovate del materiale, o meglio, il materiale che vi arriverà è tirato fuori da qui. Una è Anna Maria Gomez, è una collega neuropsicologa molto brava, che fa delle cose molto belle e ha fatto dei lavori proprio sul coronavirus, sia in italiano sia in inglese. Un inglese molto semplice, poi magari va ancora più semplificato per i bambini più piccoli, però per i ragazzini di quarta quinta elementare è un inglese che riescono già a padroneggiare. E poi l'ultimo, che è lo stesso dei bambini 0-3, dove trovate del materiale in spagnolo. Anche lì non vi serve, se possedete la lingua meglio, ci sono delle schede che i bambini che hanno la fortuna di fare spagnolo possono utilizzare con i propri insegnanti, ma ci sono anche cose semplici che possono essere riadattate. L'obiettivo, ma perché in questa fase? Perché questa fase dell'anno, se ci pensate, è un momento molto emotivo per i bambini. È l'anno che finisce, le feste, i vari momenti in cui raggiungo il traguardo, il teatro e poi ogni scuola, insomma, i propri riti di fine anno. Non vivranno niente di tutto questo. Anche se proveremo, con i bambini si può, vi dirò una cosa molto diversa domani, con gli adolescenti in merito a fare le feste via Zoom o insomma in piattaforma. Con i bambini si può creare qualcosa chiedendo a loro magari di farci arrivare prima del materiale, creando un video, mettendo un momento di condivisione. Con loro si può fare, con gli adolescenti non ne stanno potendo più, quindi dovremo domani con loro ragionare in maniera un po' diversa. Con i bambini adesso è il momento di lavorare, perché tanti di loro ve lo dicono: sai maestra, ci ho pensato, non la faremo quest'anno la festa del saluto alle quinte. E come facciamo a dire alle quinte le cose belle che hanno fatto, che glielo dicevamo tutti gli anni? Cioè, si rendono conto che c'è qualcosa che non avverrà. Aiutiamoli a stare sull'alfabetizzazione emotiva. Non dobbiamo consolarli, dobbiamo permettere ai bambini di dare un nome a ciò che provano. Un piccolo, proprio un ultimo piccolo lancio sul dopo emergenza. Cosa potrebbe essere utile sapere quando, speriamo a settembre, o quando sarà possibile tornare in classe. Allora, intanto ricordiamoci che in una classe dove i bambini e gli insegnanti sono stati vittime di un trauma, è necessario preparare lezioni o attività didattiche più brevi, ad un ritmo più lento, con meno compiti da svolgere a casa, spentandosi un calo del rendimento nel breve periodo. Questo è un dato di realtà. Da qua non è andato fuori. Cioè questo, quando si tornerà, va tenuto conto. Dobbiamo proprio spezzettare una modalità di lavoro che è come se fosse una riabilitazione, no? Come quando sono stata ingessata e devo fare fisioterapia. Dobbiamo pensare ad attività un po' fisioterapiche. Sarà importante poi nei gruppi classe individuare i bambini che hanno avuto un'esperienza diretta con l'evento, specialmente coloro che hanno subito lutti, perché possono essere attivate per loro delle azioni di monitoraggio e di sostegno specifiche, che non vuol dire fuori dal gruppo classe, ma vuol dire che dovremmo avere una sensibilità particolare e potremmo pensare a delle attività. Se nel mio gruppo classe, ieri, no, due giorni fa, facevo supervisione ad una collega psicoterapeuta di Bergamo e lei mi diceva: guarda Silvia, nel gruppo dei miei pazienti, e vedo in questo momento una trentina di persone, non ce n'è uno che non abbia perso un familiare di primo o secondo grado. Non ce n'è uno che non abbia perso un familiare di primo o di secondo grado. Ovviamente, se nella mia classe, se nella mia scuola, se nel mio territorio molti bambini
hanno perso familiari di primo o di secondo grado, dovremmo fare un lavoro specifico sull'elaborazione del lutto quando torniamo. Per forza. Se nel mio territorio, nella mia classe, questo per fortuna non è avvenuto, non è che non parleremo della morte, ma ne parleremo in maniera diversa, ovviamente. Dobbiamo, quando rientreremo, prestare attenzione alle conversazioni tra i colleghi sull'evento, che non vuol dire che non dobbiamo parlare. Questa cosa vale anche per mamma e papà. Non vuol dire che non dobbiamo parlare, vi ho fatto una testa così del valore della parola, però occhio a quello che ci diciamo mentre siamo nel corridoio, mentre siamo nel cambio dell'ora, mentre siamo in cucina, i nostri figli stanno in salotto e siamo convinti che non ci sentano. Sono in iperallarme, c'è una situazione di preoccupazione, per cui ascoltano tutto. E se noi in classe abbiamo dato un messaggio, ma nell'interstizio diamo un metamessaggio diverso, siamo rovinati, perché crederanno a quello che abbiamo detto mentre parlavamo con la collega e non alla bellissima attività che abbiamo appena finito di fare. Quindi dobbiamo prestare attenzione, dovremmo, perché adesso mica ci sentono parlare. È prezioso che ci sia uno stretto contatto tra scuola e famiglia, è prezioso dialogare con le famiglie, attivare spazi di confronto e di supporto, anche attraverso gruppi di condivisione. Cioè, potrebbe essere prezioso a settembre creare gruppi. Lo stile è quello dei gruppi di autoaiuto. Cioè, gruppi di genitori e insegnanti che si incontrano insieme, ma non per dire come va mio figlio, è bravo, è buono, prende 10, 8, 7, 6, 5, 4, no, ma per condividere come stiamo e come vediamo stare i nostri figli. Ovviamente i gruppi di condivisione sarebbe opportuno potessero essere coordinati, sostenuti, anche un po' aiutati nel loro processo dalla figura di uno psicologo esperto, perché così diventano davvero produttivi. E poi ricordiamoci che la maggior parte dei bambini, se adeguatamente supportati, recuperano la propria serenità con il dovuto decorso naturale. Non è vero che diventiamo tutti matti. Non è vero. Non è vero che avremo tutti bambini psicopatologici. Non è vero. È vero che siamo in un momento delicato e che dobbiamo prestare attenzione ad alcune cose che se non ci fosse stato un trauma avremmo potuto lasciare andare nella normalità degli eventi. È vero che se trascuriamo l'alfabetizzazione emotiva, come vi ho detto, allora per voi adulti mi interessa che vi portiate a casa il valore della domanda come sto, come stai. Di tutto quello che vi ho detto dei bambini, potendolo poi rivedere e rileggere con calma, mi interessa che vi portiate a casa, dobbiamo aiutarli a trovare le parole per dire le loro emozioni, per dire da dove arrivano, cosa provano, cosa succede e come funziona. Questa è l'azione più grande che dobbiamo fare. Ultima cosa, e poi mi concludo con le slide e guardo un po' a tutte le domande che sono arrivate. Una cosa un po' simpatica. Ricordatevi che l'umorismo è il più potente meccanismo di difesa. Ci permette un risparmio di energia psichica e con una battuta blocchiamo l'irrompere di emozioni spiacevoli. Quindi usatelo, usate l'ironia. I bambini, soprattutto dalla terza elementare in poi, intorno agli 8-9 anni, vi seguono nel gioco ironico. Usatela, invitateli a costruire letture ironiche della realtà. Non è banalizzare, è guardare le cose da un altro punto di vista e a volte sentire che guardandole anche dall'altra parte riesco a sostenerle e a supportarle meglio. Aspettate che mo provo a tornare in modalità in cui ci sono io. Allora, telefono alla mano. Allora, un po' di cose. E le leggo con voi perché così condivido. Allora, bambini di 3 anni,
genitori preoccupati perché sono tornati a fare pipì e cacca sotto. E allora, è normale. È una regressione, ve lo dicevo, è una regressione normale dei bambini più piccoli, che avevano acquisito delle abilità, le avevano acquisite bene, ma tutta questa situazione ai bambini piccoli abbiamo cambiato completamente le abitudini di vita. Tenete conto che i bambini di 3 anni gli abbiamo fatto una capa così, nel senso che gli abbiamo detto e devi fare pipì e cacca, bene, no, pannolino, no, sporcato, perché viene a scuola. La scuola di grandi gli abbiamo fatto una testa tanta, ma adesso sono a casa, sono fermo, ho bloccato tutto il mio ritmo, tutte le mie abitudini, ho un atto regressivo. Cosa dobbiamo fare? Non enfatizziamo, perché diventa davvero un problema. Se voi iniziate ad enfatizzare vuol dire, caspita, non è possibile, mamma mia. Poi fate anche la videochiamata con i nonni, vero? E allora dite, ma sai cosa ha fatto? Dillo, dillo alla nonna che oggi hai fatto la cacca sotto. Dillo, dillo che bambino sei. Perfetto, ottimo. Così lo facciamo sentire anche una schifezza. Anche quei nonni che lo adorano, che lo adoreranno comunque, non importa la pipì e la cacca. Cioè, non enfatizziamo la cosa. Creiamo delle abitudini, per quanto c'è possibile, regolari, e vedete che rientrano. Se invece noi lo rendiamo un problema, allora permane, cioè se ne va comunque poi, però ci vuole più tempo, dobbiamo proprio lasciar scivolare. Allora, aspettate che ce n'avevo una più indietro, perché poi se no mi dispiace. Il rapporto con i pari, quindi come mantenere lì i rapporti virtuali tramite le videochiamate, possono essere in parte paragonati a quelli reali, possono essere funzionali, ci chiedono, mi chiedono, o negativi. Come tenere in questo tempo il rapporto proprio con i pari età? Allora, dire che la videochiamata è uguale a incontrarsi, no, però per i bambini è come dire che è, passatemi il termine, il loro gelato, cioè posso stare con la mia amica, con i miei amichetti lì in camera mia, la mamma tiene anche, il papà tiene anche chiusa la porta, tanto urliamo talmente tanto che capite tutto. Non c'è pericolo, non c'è pericolo che si dicano cose. E quando hanno messo giù, e magari vi viene il dubbio di dire dove sta mettendo le mani quella, dove sta mettendo le mani quello, sentite silenzio. Quindi su questo è un po' un loro momento, un loro premio. Allora, piuttosto che il premio sia sempre e solo film Disney, bellissimo, a 70 euro l'anno abbiamo Disney, meno male, prima avevamo solo Netflix, ma piuttosto che il premio sia solo quello di dire mi metto da solo davanti a vedermi un film o a giocare con i vari social baby o video su YouTube, che ogni tanto ci sia un contatto con i pari, sì, è la stessa cosa? Assolutamente no. Infatti, e faccio ponte con una domanda che è arrivata dopo, cioè rientro a scuola a settembre, come facciamo a salvaguardare la socialità dei bambini? E dovremmo non salvaguardarla, riabilitarla. Cioè i bambini si saranno completamente disabituati a cosa vuol dire stare insieme. Vi sembreranno anche quelli grandi, perché quelli magari che iniziano la prima elementare o che arrivano all'infanzia, più o meno vedrete le stesse cose degli altri anni. Ma la seconda, la terza, la quarta, i ragazzi di quinta, li vedrete disorientati. Ma questi sono 4 anni, 5 anni che vengono qua. Cioè, hanno perso la capacità. Allora, quando rientreremo a settembre, ammesso che ci consentano di farlo nel modo in cui potremo, oppure non appena potremo, sarà ottobre, sarà gennaio, non lo so, però quando potremo riavere i gruppi classi
tutto insieme dovremmo fare delle attività specifiche proprio mirate a questo. Cioè dovremmo fare delle attività specifiche che hanno come obiettivo quello di rieducare la socializzazione, dai giochi di interazione a alcuni semplici giochi di ruolo che si possono fare con i bambini della scuola elementare. Dovremmo ridare un senso alle regole, perché veniamo da un tempo in cui siamo stati stretti, costretti dalle regole, e allora i bambini, ok, ho dovuto rispettare questo, 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 adesso sono libero, libero vuol dire faccio quel che voglio. Quindi dovremmo un po' tornare a lavorare su queste cose. Sarà proprio necessario, però, se possibile, in questo tempo in cui questo possiamo fare, manteniamo degli spazi, anche in video call. Adesso pare che da lunedì, se non sarà il 18, sarà il 25, insomma non manca molto, ci sia la possibilità di avere qualche incontro anche tra amici. Favoriamoli. No alla massa, non riuscite a gestirli, ma abbiamo una casa grande con un giardino bellissimo, possiamo invitarne 6, troppi, ma non solo troppi per le mascherine, le distanze, per la sicurezza che è fondamentale, ma anche se non ci fosse quel problema, dopo tutto quello che è successo, 3 è già tanto, va bene, ma non di più di 3. Avete proprio bisogno, cioè voi lo vedrete, fanno fatica, avranno un momento di grande gioia nel rivedersi con modalità anche diverse, perché poi noi gli abbiamo detto che non si possono abbracciare, che devono stare a distanza, che non si possono dare i pugni come erano abituati prima, non si possono dare gli spintoni, quindi non sapranno bene come fare a salutarsi, poi avranno un momento così di gioia, di si mettono a correre, chiacchierano un po', poi li vedrete un po' vuoti. Magari avrete proprio bisogno anche già quest'estate, anche già nei prossimi giorni, con i piccoli gruppi di aiutarli, anche suggerendo a volte, cosa dite, vi piacerebbe? Potremmo? Perché davvero si sono disabituati a sperimentare lo stare insieme. Allora, è interessante questa. Quanto può essere utile la musica? L'arte in generale per consentire ai bambini di esprimere le loro emozioni. Tantissimo. La musica, l'arte, la poesia, alcune narrazioni, alcuni racconti. Sì, utilizzatela il più possibile. Voi sapete che tutto ciò che è dimensione creativa passa attraverso l'espressione emotiva. Cioè nulla che è creativo può non essere collegato alle emozioni. Quindi sì, tanto. Liberiamo la musica, l'arte, da una dimensione di prestazione, di competenza. Facciamoli provare, facciamoli cercare. Permettiamo ai bambini di, sentendo un brano, sentendo una musica, di associarci un colore, di provare ad associarci un'immagine. E poi l'elemento prezioso è facciamoli verbalizzare. Fanno fatica, faremo fatica anche noi, ve lo posso garantire, però è preziosissimo, perché se io riesco a dirti che mentre ascoltavo quella cosa, o mentre guardavo quel disegno, o quando tu, maestra, mi hai letto quella cosa difficile, difficile, siamo in quarta, in quinta, e mi hai letto quella cosa dei promessi sposi, della peste, di Cecilia, della mamma, sai maestra, mi veniva quasi da piangere, perfetto. Sai maestra, non ti volevo ascoltare, era brutto, non mi è piaciuto. No, a me non piacciono queste cose. Cioè avere la possibilità di dire perché non ti piace, che cosa non ti è piaciuto. E è un po' una forma di validazione emotiva, e lo faccio attraverso la strumentazione artistica. Sì, utilizzatela tanto in quest'ultima parte dell'anno scolastico.
Ma se ci pensate, lo facevate già. Pensate agli spettacoli di fine anno. Quanto utilizzo c'era della dimensione artistica? Dai copioni alle scene, scenografie, alle musiche, ai canti, ai balletti, cioè c'era tanto di questo ed era un modo per canalizzare l'emozione. Usiamolo anche quest'anno nella modalità in cui possiamo. Un'altra domanda interessante. L'importanza del lavoro fatto con la didattica a distanza. Allora, io su questo lo sto dicendo molto in giro, che ritengo nello straordinario rispetto e nell'ammirazione enorme che ho per il personale sanitario, che è giustamente stato definito eroico, beh, voi come scuole tutte siete eroi allo stesso modo. Cioè, la stessa cosa che è successa negli ospedali, nelle rianimazioni, vabbè, ma là giocano con la vita e la morte. Ok, voi giocate col futuro delle nuove generazioni. E anche voi, come i colleghi della rianimazione, vi siete trovati oggi per oggi a dover gestire una situazione di urgenza, di emergenza, di crisi, senza avere gli strumenti. Per carità, a voi non servivano le mascherine e nemmeno i vostri bambini per fare la didattica a distanza, ma ce li avevano i computer, ce li avevano le connessioni, avevamo le piattaforme, come potevamo fare. È uguale, è come dire che in alcune situazioni vi siete trovati, vi mancavano i respiratori, che ci avrei potuto fare, ma mi mancava proprio il respiratore. Quindi sì, è stato, credo, insomma, io ringrazio Papa Francesco che oggi, insomma, siccome poi adesso quello che lui dice la mattina lo pubblicano dappertutto, per fortuna oggi l'ha detto. Ha detto in maniera semplice come fa lui, perfetto. Cioè, è esattamente così. Il fatto è che i bambini, anche per i bambini è stato un modo nuovo di interagire con lo strumento tecnologico. Non erano abituati, o meglio, erano abituati ad utilizzarlo per lo svago ed erano abituati ad avere i familiari, la mamma, il papà, ma pure i nonni, metti giù, basta con quelle cose, ti stai rincretinendo, sempre davanti al telefonino, sempre davanti al computer. Allora, per i bambini c'è stata questa rivoluzione. Che qualcosa che prima doveva essere usato in maniera parca diventa lo strumento principale di lavoro. Per voi insegnanti è stata rispetto a un come in rianimazione, uguale. Infatti la stanchezza del personale docente è fortissima, ma c'è una stanchezza doppia, sia concreta, proprio come gli infermieri della rianimazione, i medici. Avete dovuto inventarvi un'emergenza sia emotiva, proprio come il personale della situazione delle rianimazioni, vi siete dovuti gestire grandissime tensioni, anche con le famiglie. A loro volta i genitori facevano fatica a capire cosa stava accadendo. Si è creata una cosa molto spiacevole, che io spero che almeno per i genitori che sono qua, che in questo gruppo possa essere lasciata, che è il gioco del confronto. Il mio fa video lezione dalle 8 un quarto, come quando andava a scuola, poi pausa, poi fino alle 16, video lezione. Il mio mi arrivano solo i video, al mio arrivano le schede, allora quello è meglio, allora questo è peggio, allora uno. Se come genitori avete dei dubbi, chiedete, ma evitiamo una cosa, di creare conflitto, perché quello che succede nella testa degli insegnanti in questo momento i bambini non lo percepiscono, perché l'insegnante fa la lezione online, manda il materiale, dà il feedback sul materiale che riceve e corregge, ok,
Ma quello che voi pensate a casa degli insegnanti, si sta imprimendo nella testa e nel cuore dei vostri bambini. Sempre detto, ah no, ve lo devo dire esatto, mi viene il dialetto, devo stare attenta. Sempre detto io che quella maestra là aveva poca voglia di fare, eh. Si vede? Si vede? Guarda, guarda, fa solo una video lezione ogni tanto, si vede? Occhio, perché ripeterlo una, due, tre, cinque volte, quella maestra lì la state svalorizzando. E al netto che non facciate un giro alla ruota, dove li mandate questi bambini poi? Cambiò e li mandate. Quelle saranno le loro insegnanti. E voi per 3 mesi gli avete detto che era poca voglia di fare. O che dà troppo, o che dà troppo poco, ma c'è qualcosa che non va. Parlate, scrivete. Mettetevi in connessione, ma ve lo chiedo davvero, lo diciamo sempre di evitare la svalorizzazione delle figure educative extrafamiliari, perché poi i bambini a quest'età si fidano di voi. Poi domani dirò una roba un po' diversa, perché invece gli adolescenti, tanto se noi genitori diciamo che quello va bene, generalmente lo odiano. Se noi diciamo che quello non ci sembra, generalmente lo amano, ma questa è una roba che riguarda gli adolescenti. Per i bambini, voi genitori siete assolutamente le divinità. Quindi se voi per 3 mesi denigrate la scuola, gli insegnanti, quello che viene fatto, quello che non viene fatto, ricordatevi che pregando Dio la sua potenza, tra 3 mesi torneranno in quella scuola lì. E tutta questa operazione non si cancella, cioè rimane impressa. Quindi abbiamo ancora la possibilità di aggiustare il tiro, cioè di rimandare i nostri. Ma allora dobbiamo mentire, dottoressa? Cioè, se a me mi fa schifo questa cosa, devo dire che è bello anche se mi fa schifo. No, nessuno ci sta dicendo di mentire. Stiamo dicendo però che un conto è essere oggettivi. Ma non lo so, sai, questa attività non la capisco tanto. Tu l'hai capita? Vuoi che scriviamo una mail? Vuoi che... Un conto è giudicare l'insegnante e l'operato. Ma ripeto, non perché voglio difendere la categoria. A me interessano i bambini. In primis mi interessano i minori. Gli adulti in qualche modo se la cavano e se non se la cavano gli diamo una mano. Ma i bambini non gli facciamo un regalo. Se denigriamo per mesi l'operato, abbiamo dei dubbi? C'è qualcosa? Chiediamo, ma disturbiamo, ma gli insegnanti hanno già tanto da fare. Ma allora me lo dice una, me l'ha detto una collega che lavora in una casa di riposo. Cioè il danno più grande, mi dice Silvia, lo hanno fatto i parenti che a me che li chiamavo per chiedere come andavano le cose mi dicevano tutto bene e poi quando facevano la videochiamata con la mamma o col papà dice ma ti trattano bene, ti picchiano, ma hanno la mascherina e i guanti creando voi immaginate nell'anziano che è lì che non vede i suoi familiari che si fida ovviamente del figlio e della figlia più che dell'operatore della casa di riposo un'ansia incontenibile allora prestiamo attenzione a questo. I bimbi adesso sentono noi. Quello che diciamo noi durerà nel tempo. E allora, ultime due domande che mi sono arrivate, poi credo che dobbiamo chiudere. Allora, quando rientriamo a settembre, come mantenere il rapporto tra condotta che permette la reazione e il rispetto dei tempi di risocializzazione del singolo bambino? E, in questo senso il gioco di regola vi aiuta. Cioè, a settembre, non è che dovremmo dedicare tutto il prossimo anno a risocializzare, vero? Perché se no c'è qualcosa che non va. Bastano le attività dei primi 10 giorni di scuola. Nei primi 10 giorni di scuola, se noi lavoriamo alla risocializzazione attraverso i giochi di regole, la fantasia non vi manca, la creatività nemmeno, materiale in giro ce n'è tanto. Il gioco di regole è qualsiasi cosa possiamo fare sia a livello motorio sia in classe. Iniziare l'anno, ognuno nelle proprie discipline, con dei giochi di regole permette di lavorare, di risocializzare, perché il gioco di regole prevede la squadra, le
la scelta del compagno, della compagna, prevede la frustrazione di perdere, di vincere. Cioè, rimette in gioco le dinamiche tipiche della socializzazione e lo fa nel rispetto della condotta, perché l'infrazione alla regola implica un penalty, implica una penalità. Quindi lavorate su questo. E ripeto, bastano una decina di giorni. Dopo non è che diventeranno tutti Santa Maria Goretti, eh? Magari il trauma facesse questo miracolo. Cioè, voi poi ritroverete i vostri gruppi classe. Li ritroverete, proprio come li avevate lasciati, li trovate. Però dovete lavorare su questo per ritrovarli. E ripeto, il gioco di regole di qualsiasi tipo, in qualsiasi materia, è il modo da cui partire. Iniziamo con attività che prevedono un gioco di regole a squadre, a piccoli gruppi. Non appena potremo averli tutti, ovviamente, perché se come è vero ne abbiamo un pezzo di qua, un pezzo a casa, un pezzo che viene, un pezzo che torna, e non potremo ancora lavorare così, potremo iniziare, ma avremo bisogno di averli un po' tutti. Che belle le ultime che arrivano. Continuare a distanza con i centri estivi se non si può riaprire, proponendo attività, laboratori per lavorare sulle emozioni. E sì, sì, sì. E se non è sicuramente prezioso. Allora, una cosa, cari insegnanti, non siete Wonder Woman, Wonder Man, cioè Superman, scusatemi, cioè non potete pensare 6 giugno finiamo, poi magari abbiamo i collegi, bla 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 bla, e poi partiamo subito con i centri estivi. Allora, avete bisogno di fermarvi un attimo. Ve l'ho detto prima, lo ritrovate nelle slide. Dobbiamo dedicarci del tempo per permettere a noi adulti l'elaborazione, perché sennò non riusciamo ad elaborare con loro o permettere a loro di elaborare. Quindi, se il centro estivo può prevedere anche l'inserimento di altre figure, magari di figure, che ne so, di tirocinanti che avete conosciuto, che potete mettere in campo, sì. Sicuramente lavorare sull'alfabetizzazione emotiva è prezioso e bello, sarebbe bello quest'estate, avendo tempo a distanza, anche lavorare molto sulla loro creatività. Quella di ogni bambino, da chi disegna, a chi canta, a chi suona, a chi cuce, a chi fa le coreografie ballando, cioè il poter fare delle cose che io poi condivido con gli altri, le faccio vedere e posso diventare io che propongo qualcosa ai miei compagni. Questo potrebbe essere un modo interessante, però vi chiedo di non fare il dritto, perché a settembre arrivate esauriti e a settembre ve ne serve di più di energia di quella di adesso. È quello che si sta dicendo nel sistema sanitario. Adesso che i numeri sono diminuiti, che si sta tornando più o meno a una normalità, fermatevi, prendetevi ferie. Ma no, ma poi non le abbiamo più, ma magari la famiglia... Sì, ok, dopo vedrete, cioè, appunto, è il modo che si vadano pure in Italia in agosto, se poi possono andarci solo in agosto per stare una settimana con la famiglia. Però fermatevi, ripeto, avete vissuto la stessa esperienza traumatica degli ospedali, uguale, uguale. Peraltro, mentre in ospedale dicevano bravi, facevano i flash mob, a voi dicevano famiglia, fanno niente, dicevano lo stipendio, sta a casa, davanti allo computer. Cioè, voi avete avuto anche questo impatto, che è così, non vogliamo accusare nessuno, ma è così. Questo impatto ha una ricaduta su di voi, quindi sì, sia delle attività a distanza, limitiamo però l'attività a distanza davanti al PC. Il PC, il telefonino, diventa il lancio, poi ci sono delle cose che provo a fare, ma perché piace a me bambino, cioè do forma a qualcosa di mio e poi provo a proporlo agli altri, in una forma di quasi apprendimento condiviso. Fatevi aiutare però, potete gestire voi pure sta roba qua, dovete prendere fiato.
Ultima, come rincuoriamo i bambini di quinta che a settembre si troveranno direttamente in prima media, senza gli amici delle elementari? Allora, mi viene da dire che non li rincuoriamo, nel senso che non dobbiamo consolarli, dobbiamo proprio dire che dispiace anche a noi che siamo maestri di quinta, che ci piaceva questo momento di saluto, di celebrazione quasi, no? Allora, e se fosse possibile, ovviamente con i se e con i ma di questo momento storico, pensiamo a settembre, magari prima dell'inizio della scuola, cioè se fosse possibile che a settembre voi potete avere i gruppi classe, prima dell'inizio o la prima domenica utile dopo l'inizio, insomma, create un momento per i bambini di quinta, cioè richiamateli, loro, le loro famiglie, creiamo un momento, ma basta un porta e condividi, cioè non è che dobbiamo costruire chissà che cosa, però più che rincuorarli, dite loro che non appena sarà possibile, se si potrà a settembre, bene, se no non appena sarà possibile, lo farete un momento quasi di celebrazione e di saluto, anche se la prima media sarà già iniziata, anche se sarà già partita, cioè diteli che è comunque un passaggio, sarebbe avvenuto comunque questo momento, ci manca di poterlo ritualizzare un po', e allora teniamoci questa possibilità. Poi, se fosse possibile a settembre, possiamo risentire loro e le loro famiglie e preparare qualcosa di semplice, non abbiamo bisogno dei fuochi d'artificio, preparare qualcosa di semplice che ci permetta di dirci ciao, proprio di salutarci. Ecco, io non so se Virginia mi sente. Certo, ti sento e ti vedo. Ecco, perfetto. Io spero di aver risposto a tutte le domande, spero. Perché... Ecco, grazie Silvia, perché ci hai aiutato molto a riflettere e soprattutto a porci delle domande. E speriamo che in questo saperci porre delle domande sappiamo anche metterci in ascolto e dare delle risposte vere ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, e con la speranza che effettivamente possano ricominciare a vivere una relativa normalità. Noi con il progetto anche della FIDE stiamo dicendo vogliamo fare scuola, cioè stiamo dicendo la scuola vi sta aspettando. Ecco, sarà una scuola nuova, sarà una scuola diversa, perché ci saranno delle attenzioni che prima non c'erano, ma nel rispetto di queste norme noi li stiamo aspettando, e questo penso che tutti, genitori, docenti, devono far sentire ai loro ragazzi. Ma in questo ho visto una grande attenzione, e devo riscontrare, abbiamo avuto modo di incontrare tanti docenti in questo periodo, e la passione educativa è sempre stato l'elemento che è emerso fortemente. Speriamo, ecco, di avere tutta quell'attenzione, ma soprattutto di non caricare delle nostre ansie e dei nostri giudizi la loro quotidianità, perché diventa pesante. Grazie Silvia, a tutti ringrazio per la partecipazione. Qualche nota tecnica: tra qualche giorno riceverete un'email con un questionario di gradimento da compilare. Dopo potete scaricare l'attestato di partecipazione e anche i materiali, che consistono nella videoregistrazione di quanto è avvenuto oggi e dei materiali che la dottoressa Destro ci ha messo a disposizione. Con Silvia ci vediamo anche domani per i più grandi. Okay. Oggi abbiamo parlato delle scoperte, domani vedremo queste scelte, che forse le indicazioni date per i piccoli domani diventano le controindicazioni per i più grandi. Potrebbe. Grazie Silvia per questa opportunità, per essere stata con noi, e a tutti auguro una buona serata. Stasera, anche questa sera, siamo invitati dalla CEI a un momento di preghiera, appunto in onore della Madonna di Fatima, oggi è il 13 maggio. E poi rinnovo l'invito a tutti, anche a te Silvia, ecco, a tutti quelli che come scuole
o come persone vogliono aderire a questa campagna che stiamo facendo, hashtag vogliamo fare scuola, una campagna aperta a tutti per dire appunto ai nostri ragazzi stiamo preparando una scuola nuova per farvi stare bene. E ai genitori diciamo stiamo preparando questa scuola perché vogliamo continuare a prenderci cura dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Grazie ancora e buonasera a tutti. Grazie. Grazie. Arrivederci. Buon... Arrivederci.